Amen, amen. Gloria, gloria al nome del Signore. Mentre siamo così in piedi, vogliamo aprire le nostre Bibbie nel secondo libro di Samuele, capitolo 5, dal verso 17. Leggeremo delle vittorie di Davide sui Filistei. Secondo Samuele, capitolo 5, dal verso 17. Quando i Filistei udirono che Davide era stato unto re di Israele, salirono tutti a cercarlo. Davide lo seppe e scese alla fortezza. I Filistei giunsero e si sparsero nella valle dei Refaim. Allora Davide consultò il Signore e disse: devo salire contro i Filistei, me li darai nelle mani? Il Signore rispose a Davide: sali, perché certamente ti darò i Filistei nelle mani. Davide dunque si recò a Baal Perasim, dove li sconfisse ed esclamò: il Signore ha disperso i miei nemici davanti a me come si disperde l'acqua. Perciò chiamò quel luogo Baal Perasim. I Filistei lasciarono là i loro idoli e Davide e la sua gente li portarono via. I Filistei salirono di nuovo e si sparsero nella valle di Refaim. Davide consultò il Signore, il quale gli disse: non salire, gira alle loro spalle e giungerai su di loro di fronte ai Gezi. Quando udrai un rumore di passi tra le vette dei Gezi, lanciati subito all'attacco, perché allora il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Davide fece così come il Signore gli aveva comandato e sconfisse i Filistei da Geba fino a Gezer. Amen. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. Sono due battaglie queste che Davide dovette sostenere contro i Filistei. E diciamo, il punto d'incontro in ambedue le battaglie è sempre, diciamo, la valle di Refaim, dove lì i Filistei si concentrano così per andare ad attaccare Davide e il suo esercito. E notiamo subito che il motivo che fa scaturire questa guerra da parte dei Filistei nei confronti di Davide e del suo popolo è appunto che Davide era stato unto re di Israele. Era accaduto qualcosa di forte che si era venuto a sapere e il nemico non rimane fermo, non rimane inerte davanti a certe situazioni. Credo che tutti quanti noi abbiamo sperimentato questo nella nostra vita da credenti, e cioè il combattimento, l'attacco dell'avversario che si muove, che si fa avanti nel momento in cui forse il Signore ci sta in modo particolare benedicendo, nel momento in cui stiamo crescendo nella grazia, nel momento in cui chi alle prime volte viene toccato dalla parola del Signore. Ecco, questo è un dato di fatto. Dal punto di vista spirituale il Signore ci davvero desta l'attenzione, ci richiama all'attenzione di rimanere veglianti, di stare in guardia, perché c'è un nemico, il leone ruggente, che va attorno ed è pronto a divorare chi gli possa capitare a tiro. E appunto Davide, nel momento in cui viene confermato, viene unto re, nel momento in cui egli prende l'incarico ufficiale, ecco che subito si presenta il nemico. Subito i Filistei si fanno avanti. E diverse storie, anche durante tutto l'arco della storia del popolo di Israele,
ci presenta, diciamo, un contesto simile, ovviamente in epoche diverse, con avversari diversi. Vi ricordate quando Neemia si rimise a costruire le mura? Vi ricordate del lavoro grande che lo aspettava, e di come loro si trovavano ad essere un piccolo residuo, senza forze, dal punto di vista fisico, economico, e dal punto di vista anche morale, erano tutti scoraggiati. Eppure, mentre il Signore muove il cuore di Neemia per andare a ricostruire insieme al residuo dei giudei queste mura, ecco che ci furono Sanballat, Tobia, che iniziarono ad irritarsi tantissimo, dice la parola di Dio, al sentire che questi uomini, questi giudei, si erano rimessi all'opera, si erano rimessi al lavoro per ricostruire le mura di Gerusalemme, e iniziarono a mandare i loro messaggi intimidatori per scoraggiare. Questa è l'attività del nemico delle anime nostre, e questo il modo con cui egli ci fa guerra, ci muove battaglia. E nel momento in cui Davide deve un po' rastrellare un po' tutto il territorio del suo regno, nel momento in cui Davide finalmente, dopo tanto tempo, gli viene riconosciuto l'incarico ufficiale, ecco che subito inizia la guerra, il nemico si fa avanti. Dal punto di vista spirituale, forse qualcuno di noi proprio in questo momento sta sostenendo qualche attacco. Forse dal punto di vista spirituale, davanti a te stai vedendo che il nemico si sta spargendo lì davanti ai tuoi occhi. Davide poté vedere in quella valle sicuramente un nemico che era numeroso e che era pronto per fargli guerra. Ma ricordiamoci, fratelli e sorelle, che il Signore è più forte di colui che è nel mondo, che il Signore è con noi. Sapete, voglio solo spostare l'attenzione di questa battaglia, perché tante volte siamo portati a considerare queste battaglie come un attacco alla nostra carne, come un attacco che il nemico rivolge verso a noi attraverso i problemi della vita. Ora, ci sono dei problemi ordinari, delle situazioni ordinarie che noi siamo chiamati ad affrontare come tutti gli altri uomini. Ecco, non vogliamo adesso identificare ogni battaglia, ogni combattimento spirituale in ogni piccolo, diciamo, dettaglio della nostra vita. Noi sappiamo che lo scopo dell'avversario è quello di toglierci il nome di Gesù dalla nostra bocca. La battaglia dell'avversario è quella di far demolire la nostra fede nel nostro Signore Cristo Gesù. L'avversario, poco importa quello che noi facciamo. All'avversario poco importa che macchina abbiamo, che auto abbiamo, che lavoro abbiamo, qual è il nostro conto in banca, qual è la nostra condizione spirituale. A lui interessa che noi non siamo dei credenti veraci in Cristo Gesù. Quando la Chiesa fu inizialmente combattuta, ma veramente combattuta, perseguitata, leggiamo in Atti capitolo 4, che tutto quello che chiederanno i farisei ai discepoli, dopo che ci fu quel glorioso miracolo, è vero, di quello zoppo, che davanti alla porta bella del Tempio venne guarito per mano di Pietro e Giovanni, ma Pietro specificherà: è nel nome di Cristo Gesù che è stato possibile questo miracolo, per la sua autorità. Sono le parole che proprio non volevano sentire, e sono le parole che l'avversario non vuole sentire. L'avversario, anzi, ci spinge ad autoelogiarci, ci spinge ad inorgoglirci, ma quando sente che la gloria va al Signore Cristo Gesù
egli diventa fortemente inquieto. Ed è questo il motivo che crea disturbo tra i farisei, tra gli uomini del Sinedrio, ed infatti quello che gli chiederanno non è quello di non operare più miracoli, perché dice la parola di Dio che un evidente miracolo era accaduto, non lo potevano negare ed era sotto gli occhi di tutti. Ma una cosa loro si premunirono di fare, di andare di nuovo da quei discepoli, di andare da Pietro e Giovanni e di intimargli di non pronunciare più il nome di Cristo Gesù, di non predicarlo più. È lo stesso lavoro che faceva l'Apostolo Paolo, vi ricordate? L'Apostolo Paolo non faceva altro e lui dirà di se stesso che io ero zelante più degli altri, e così pensavo di servire il Signore, ma il Signore lo fermò. Benedetto è il nome del Signore. Amen. Fratelli e sorelle, tutto ciò che desidera il nemico dalle nostre anime è quello di farci crollare, di farci abbandonare il Signore e di non proferire il suo nome. E per questo motivo dobbiamo davvero essere molto attenti. Però voglio anche considerare insieme a voi l'ultima parte che abbiamo letto nella seconda battaglia. Ora qui nello specifico si presentano due battaglie che sono simili: stesso nemico, i Filistei, stesso luogo, Refaim, dove loro si presentano inizialmente. Però anche se i nemici, il luogo della battaglia sono gli stessi, c'è un bel atteggiamento di Davide. Davide consulta l'Eterno. Davide consulterà il Signore la prima volta e la seconda volta. Davide consulta il Signore affidandosi completamente a Lui. Cosa strana per un re, per colui che era stato chiamato in modo ufficiale a prendersi cura del suo regno, di rivolgersi al suo Dio e chiedergli cosa devo fare. Ma quanto è importante, fratelli e sorelle, quando noi ci accostiamo al Signore e nella più completa semplicità, davanti a situazioni spirituali di combattimento, noi possiamo chiedergli come piccoli fanciulli che si rivolgono al loro Padre Celeste: cosa devo fare, Signore? Cosa devo fare? Devo andare in battaglia? Me li darai nelle mani? Davide non si appoggia sulle sue forze, non si appoggia sulle sue milizie. Davide non va a in qualche modo conteggiare il suo esercito o comunque a verificare se era pienamente addestrato per muovere guerra ai Filistei, ma Davide si appoggia completamente all'Eterno. Amen. Perché sa che le battaglie le porta a compimento l'Eterno. Se ci fosse questa fiducia, fratelli e sorelle, sempre nei nostri cuori, vedremmo il livello dell'ansia, delle preoccupazioni che assalgono la nostra mente e il nostro cuore abbassarsi notevolmente. L'ho detto forse altre volte, c'è una frase di George Mueller, un noto predicatore, servo del Signore, del XVIII, a cavallo del XVIII e XIX secolo, che dirà: dove inizia l'ansia, termina la fede. Ma dove inizia la fede, termina l'ansia. Ed è questo il segreto di questo re vincente, Davide: il confidare nel Signore. Come si rivolge a Dio? In preghiera. Consultò il Signore. Ed il Signore la prima volta gli risponde in un modo, ma anche se nella seconda volta si presenta di nuovo la stessa situazione, vedete, Davide poteva dire: beh, come l'altra volta il Signore sarà con noi, stesso nemico, stesso luogo, io vado, il Signore me li darà nelle mani. Il progetto di Dio non era quello. Il Signore aveva per lui qualcosa di diverso. E Davide non si affida alle sue esperienze personali,
Davide non si affida a quelle che potevano essere soluzioni già pronte perché in passato Dio aveva operato in quel modo. Ma Davide di nuovo consulterà il Signore. Amen, fratelli e sorelle. Vedete la vita di comunione. Signore, cosa devo fare? Quante volte noi chiediamo al Signore cosa devo fare? Come devo comportarmi? Come devo agire davanti a questa situazione? Quante volte il nostro desiderio è dipendere dalle labbra del nostro Signore Cristo Gesù? Volete andare via, dirà Gesù ai suoi discepoli? Quando videro che tanti iniziarono a disperdersi, capitolo 6 di Giovanni, è Gesù che si rivolge ai suoi intimi, a coloro che aveva scelto. Volete andare via anche voi? Siete liberi, nessuno vi trattiene. Ma Pietro rispose, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Noi abbiamo creduto, fratelli e sorelle. Per questo nelle nostre battaglie vogliamo davvero pendere dalle labbra del Signore. Questo significa rifugiarci nella parola del Signore. Questo significa cercare di ubbidire con tutto il nostro cuore a quello che il Signore ci dice. La parola di Dio ci avverte, ci avvertirà Gesù, ci avvertirà il Signore. Nella parola del Signore troviamo davvero questa conferma, questa certezza espressa più volte. Saremo combattuti, saremo tentati, però la parola di Dio ci dice anche in Seconda Corinzi, capitolo 1, verso 10, che Egli ci libererà e ci libererà da un così grande pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora. E poi di nuovo al verso 13 del decimo capitolo di Prima Corinzi, nessuna tentazione vi ha colta che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Il Signore è colui che ha il pieno controllo di ogni situazione, quando ci sembrerà arduo il nostro cammino, quando ci sembrerà ardua la nostra battaglia. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, che anche se Satana verrà a tentarci con tutte le sue forze, il Signore è colui che gli pone dei limiti e ci darà una via per poterne uscire fuori. Esattamente questo ci dice la parola di Dio. È la via che io vedo adesso in questa battaglia di Davide. Oh, non è una scappatoia, non è una via per fuggire vilmente davanti a questa a questo avversario, ma la via è quella di andare al Signore. La via è quella di fidarsi del Signore. La via è quella di chiedere a Dio esattamente cosa devo fare. Perché il Signore vuole che noi siamo dei conquistatori. Amen. Non vuole che passiamo il tempo nell'autocommiserazione, nell'annoverare costantemente nelle nostre preghiere solo i nostri disagi, i nostri problemi e le nostre difficoltà. Il Signore ci vuole dei pescatori d'uomini. Venite dietro a me, dirà all'apostolo Pietro, ed io vi farò pescatori d'uomini. Vogliamo davvero essere e sentirci dei conquistatori, persino quando in realtà siamo noi ad essere attaccati dal nostro avversario. Che diremo dunque? Se Dio è per noi, Romani capitolo 8, chi sarà contro di noi? Se Dio si muove con noi, se addirittura Dio ci anticipa nella battaglia, cosa potrà fare il nemico delle anime nostre? E voglio anche puntualizzare il territorio di questa battaglia. Abbiamo letto nella parola del Signore che quando il popolo dei Filistei si raduna Refaim, in realtà Davide diede una sonora sconfitta a questo popolo, a Baal Perazim. Ora, se diamo un'occhiata
così ad una cartina storica, geografica, questa cittadina, Baal Perazim, si trovava poco distante da Gerusalemme, si trovava a nord-ovest, ma davvero pochi chilometri da Gerusalemme. E questa è la prima battaglia dove i filistei vengono distrutti. Ora i filistei ritornano. Ed è anche questo, dobbiamo tener conto, che gli attacchi del nemico non si esauriscono in una sola battaglia. Quindi siamo coscienti, un po' come dicevamo prima l'Apostolo Paolo, che lo Spirito Santo mi attesta che avrò delle persecuzioni, dei combattimenti spirituali, ma non faccio conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di portare a compimento la il servizio per la quale il Signore mi ha chiamato, pur di portare a compimento l'opera che il Signore mi ha affidato. Ed è questo il sentimento che dovrebbe essere in ogni credente. Ma la seconda battaglia, vedete, anche se si svolge più o meno in quel territorio, però questa volta la conquista di Davide diventa molto più estesa. Si estende tra Geba e Gezer. Sapete, Geba e Gezer erano due cittadine che si trovavano ancora più a nord rispetto al territorio del primo combattimento e si trovano dislocate oltre che una più a est, l'altra più a ovest, quindi un territorio molto più ampio rispetto alla prima battaglia. Ed è questo il terreno che conquisterà Davide nella seconda battaglia. Vedete come Dio di volta in volta ci aiuta a crescere, ci dà la forza di poter affrontare l'avversario delle anime nostre. E quando affrontiamo queste battaglie che producono a volte disagio nella carne, che a volte producono anche stanchezza, ma sappiamo che tutto questo comporta un grande beneficio per la nostra anima e per la nostra fede. Davide allontanò ancora di più il nemico. Davide poté davvero cacciarli in un modo più forte di come aveva fatto in precedenza. Ma nella seconda battaglia, ed è questo che voglio sottolineare in questo messaggio, in modo particolare, perché Dio, rispetto alla prima volta che gli disse vai, sali, subito, attacca, combatti, te li darò nelle mani, la seconda volta disse no, aspetta Davide, sta fermo, non salire. Quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, allora attacca Davide, allora scendi subito in battaglia. E così immaginavo questo rumore tra le vette che Davide ascolta, tra questi gelsi, un rumore di passi. Probabilmente un vento impetuoso, che così dal nulla inizia a muovere questi alberi, a dare un senso di rumore, di suono, come se fossero dei passi. E questo mi ricordava un po' quando i discepoli si radunano nell'alto solaio. Sentirono il vento forte e impetuoso, sentirono il soffio dello Spirito Santo. Sapete, se l'avversario è vero, si muove. Quando noi stiamo avvicinandoci al Signore, è anche vero che Dio non rimane fuori, non rimane Dio a guardare, non rimane Dio indietro. Il Signore è colui che si muove e si muove contro l'avversario delle anime nostre. Il Signore riempì di Spirito Santo questi uomini impauriti. Il Signore ha riempito di Spirito Santo. È andato a fermare un uomo come l'Apostolo Paolo, che non faceva altro che devastare la Chiesa, ma il Signore lo riempì di Spirito Santo e divenne uno strumento nelle mani di Dio. Il Signore si muove, fratelli e sorelle, il Signore è all'opera, il Signore
precedette Davide in questa altra battaglia. Ed è questa battaglia era già stata segnata, perché questa volta Davide non salì subito, ma aspettò Dio che andasse contro questi filistei. E difatti leggiamo: quanto udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, lanciati subito all'attacco, perché allora il Signore marcerà davanti a te. Quale grande messaggio di incoraggiamento ricevette Davide in questa seconda battaglia, sapendo che il Signore stesso avrebbe marciato davanti a lui. A volte c'è disperazione in qualche frangente della nostra esistenza, pensando di essere stati abbandonati, pensando che non sia più possibile essere perdonati dal Signore. E allora ci autocommiseriamo, ma ci cerchiamo di colpevolizzarci, dandoci una risposta del perché accadono certe situazioni, e diciamo che Dio è lontano e distante. Ma anche se fossero le nostre colpe a tenerci a distanza da Dio, ricordiamoci Isaia capitolo 55, che il Signore non si stanca di perdonare. Se andiamo a Lui con tutto il cuore, se ci umiliamo, se gli chiediamo: Signore, semplicemente, cosa devo fare in questa situazione? Come devo agire? Come mi devo comportare? Parlami, Signore. Io pendo dalle Tue labbra. Il segreto della vittoria di Davide, oltre che andare a consultare l'Eterno, è proprio questo. Il verso 25. Davide fece così come il Signore gli aveva comandato e sconfisse i filistei, da Geba fino a Gezer. Vedete come si completa l'attività della fede di Davide. Prima consulta il Signore e poi fa tutto quello che il Signore gli dice di fare. Non chi avrà detto: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi avrà fatta la volontà del Padre mio. E noi vogliamo ascoltare, udire la voce del Signore. Vogliamo ascoltare l'Evangelo che ci porta a fare un incontro personale con Cristo, che ci porta ad avvicinarci alla croce, che ci porta a renderci conto che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E davanti a questa verità vogliamo dire: Signore, aiutami a compiere fedelmente tutto quello che Tu mi chiami a fare. Davide fece tutto quello che il Signore gli comandò di fare e trionfò sui suoi nemici. Ci crediamo, fratelli e sorelle, che Dio può fare la stessa cosa nelle nostre vite, nelle nostre case? E allora andiamo al Signore con semplicità, come fece Davide. Alziamoci in piedi. C'è molta tenerezza in questo rapporto che Davide ha col suo Signore, col suo Dio. Si rivolge come se si sta rivolgendo al suo papà, al suo padre. Si sente misero, si sente piccolo, si sente un fanciullo, si sente un esperto, si sente che ha bisogno di Dio. E allora lui dice: cosa devo fare? Tante volte agiamo di testa nostra, tante volte pensiamo esclusivamente con la nostra testa, con la nostra mente, senza ascoltare quello che il Signore invece ci dice. Dell'orgoglio che ha la presunzione di dare ragione a se stessi, ai propri ragionamenti, piuttosto che a quello che dice Dio. Davide
non si armò di questo orgoglio, di questa presunzione, ma si armò di questa fede completa, genuina, semplice nel suo Dio. È quello di cui vogliamo armarci tutti quanti noi, fratelli e sorelle. Se arduo è il combattimento, se duro si fa il cammino, continuiamo a rivolgerci al Signore con semplicità di cuore. Cerchiamolo, fratelli e sorelle. Chiediamo che il soffio dello Spirito Santo possa ritornare a soffiare in modo impetuoso sulle nostre vite, sulla nostra comunità. Soffia, Signore. Riempici di Spirito Santo, Signore, che possa fuggire l'avversario delle anime nostre, che possiamo conquistare anime a Cristo, che possiamo conquistare una fede maggiore, una fede più salda in Cristo Gesù. Alleluia, gloria al tuo nome. Benedetto tu sei, Signore.